Chadwick prese il premio Nobel per la fisica nel 1935 grazie alla scoperta del neutrone. Vediamo come questa scoperta avvenne. Vediamo l'apparato sperimentale. Abbiamo una sorgente di polonio che emette particelle alfa contro una lastra di berillio. Le particelle alfa sono molto poco penetranti, basterebbe un pochino di aria a fermarle e quindi questo apparato deve essere messo sotto vuoto. Il berillio, bombardato dalle particelle alfa, emette una radiazione neutra. Questa è la radiazione che sarà oggetto dello studio. Mandata contro la paraffina che contiene molti atomi di idrogeno, questa radiazione causava l'emissione di protoni. I protoni venivano poi indirizzati verso una camera di ionizzazione, la quale mandava il segnale a un amplificatore e poi un oscilloscopio per poter rilevare i protoni stessi. Sulla strada tra la paraffina e la camera di ionizzazione potevano essere inserite delle lastre di alluminio che servivano per frenare i protoni. Ciò che non si conosceva e che quindi si voleva studiare era la natura di questa radiazione neutra emessa dal berillio. La prima ipotesi sulla natura di questa radiazione è che si tratti di un fotone, di una particella gamma. La spiegazione era quindi che un nucleo di elio, cioè la particella alfa, si unisse ad un nucleo di berillio a formare un nucleo di carbonio 13 con l'emissione di questo fotone. Il fotone poi nella paraffina interagiva con il protone, cioè col nucleo di idrogeno. Attraverso un meccanismo del tutto analogo all'effetto Compton, il fotone avrebbe trasferito al protone abbastanza energia da estrarlo dalla paraffina. Il protone a questo punto sarebbe andato nella camera di ionizzazione e avrebbe lasciato un segnale visibile con l'oscilloscopio. Per verificare questa ipotesi, Chadwick si concentra inizialmente sui protoni emessi dalla paraffina. Innanzitutto verifica che si tratti proprio di protoni utilizzando il segnale dell'oscilloscopio. Poi, posizionando delle lastre di alluminio nel percorso tra la paraffina e la camera di ionizzazione, misura qual è lo spessore di alluminio che serve per frenare i protoni e fermarli. Egli stima che attraversare un foglio di 1,64 mg per centimetro quadro di alluminio equivale ad attraversare un centimetro di aria. Mettendo un certo numero di fogli di alluminio, capisce che il massimo percorso che può fare il protone era di 40 centimetri di aria. Si conosceva il potere penetrante dei protoni e quindi si sapeva che quei 40 centimetri di aria corrispondevano a una velocità di 3,3 per 10 alla nona centimetri al secondo. Quindi Chadwick conosceva la massima velocità dei protoni e quindi l'energia che avevano, perché dalla velocità poteva risalire l'energia con l'equazione relativistica dell'energia cinetica. Quello che ha ottenuto è che quei protoni avevano al massimo 5,7 MeV. Passiamo adesso a quello che succede dentro la paraffina. Nell'effetto Compton, noi abbiamo un fotone che incide contro un elettrone, trasferendo adesso dell'energia. La conseguenza è che il fotone viene deviato di un certo angolo e cambia la sua lunghezza d'onda, quindi cambia la sua frequenza, quindi cambia la sua energia. Del resto, lui ha perso energia e ha dato l'energia all'elettrone. In questo caso si ipotizzava un fenomeno del tutto analogo con il fotone che incide su un protone, cioè il nucleo di idrogeno. Il massimo trasferimento di energia lo si ha quando l'angolo di deflessione del fotone in ingresso è di 180 gradi, cioè quando il fotone torna indietro e trasferisce la massima quantità di moto e quindi anche la massima energia. Con questa formula, semplicemente facendo dei passaggi algebrici, possiamo quindi ricavarci la massima variazione di energia del fotone che corrisponde all'energia data al protone. Quello che viene fuori è che il fotone deve possedere almeno 55 MeV di energia per riuscire ad estrarre dei protoni che Chadwick aveva già misurato avere al massimo 5,7 MeV. Studiamo adesso la reazione nucleare che avviene dentro il berillio. Dal punto di vista energetico, applichiamo la legge di conservazione dell'energia e otteniamo che l'energia cinetica della particella alfa,
più l'energia della massa a riposo della particella alfa più l'energia della massa a riposo del berillio sia uguale all'energia della massa a riposo del carbonio più l'energia cinetica della particella alfa. Trascuriamo in questo caso l'energia cinetica del carbonio perché sappiamo che comunque è del tutto trascurabile. Al tempo si conoscevano bene le energie della particella alfa e le energie delle masse dell'elio e del carbonio. Si aveva meno conoscenza della massa del berillio, ma avendo comunque la possibilità di dare una stima del massimo valore possibile, questa equazione forniva per l'energia del fotone un valore massimo possibile di 14 MeV. Quindi ciò che abbiamo è che l'energia del fotone emesso dal berillio potrebbe essere al massimo di 14 MeV, mentre l'energia minima che deve avere quel fotone per riuscire a emettere il protone dalla paraffina è di almeno 55 MeV. L'ipotesi del fotone è quindi falsa. Lo stesso Chadwick a un certo punto scrive nel suo articolo che l'ipotesi del fotone può solo essere sostenuta se ad un certo punto rinunciamo a credere alla legge di conservazione dell'energia e della quantità di moto, cosa ovviamente assurda. Confutata quindi l'ipotesi del fotone, proviamo a ipotizzare l'esistenza di una particella neutra di massa pressoché uguale alla massa del protone. Tale particella sarebbe inoltre uno dei costituenti del nucleo. Sotto questa ipotesi, quello che accade nel berillio è che la particella alfa si fonde con un nucleo di berillio a dare un nucleo di carbonio 12 più l'emissione di un neutrone. Anche adesso applichiamo la legge di conservazione dell'energia a questa equazione e scriviamo che l'energia cinetica della particella alfa più la massa a riposo della particella alfa per C quadro più la massa a riposo del berillio per C quadro sarà uguale alla massa a riposo del carbonio per C quadro più l'energia cinetica del carbonio più la massa a riposo del neutrone emesso più l'energia cinetica del neutrone emesso. Si vuole stimare l'energia del neutrone emesso. Al tempo si conoscevano tutti i termini di questa equazione, ad eccezione della massa del neutrone e della massa del berillio. Chadwick a questo punto ipotizza che il berillio sia costituito da due particelle alfa più un neutrone. Dal punto di vista del numero delle particelle costituenti il nucleo, tutto torna. Dal punto di vista dell'energia, può affermare che l'energia dovuta alla massa del berillio è minore della somma delle energie di due particelle alfa più un neutrone. Questo perché sta trascurando l'energia di legame di queste particelle nel berillio. L'energia di legame è negativa, quindi la massa del berillio risulta inferiore alla somma delle masse dei suoi costituenti. A questo punto la legge di conservazione dell'energia diventa una disequazione in cui le masse dei neutroni si semplificano, rimane solo l'energia cinetica del neutrone che è stata stimata essere minore di 8 MeV. A questo punto il neutrone va nella paraffina e compie un semplice urto elastico contro il protone. In un urto elastico tra un neutrone e un protone può essere trasferita dal neutrone al protone una qualunque quantità di energia. In particolare, visto che neutrone e protone hanno più o meno la stessa massa, è possibile che il neutrone riesca a trasferire al massimo tutta la sua energia al protone. Quindi, se i protoni che escono dalla paraffina hanno al massimo un'energia di 5,7 MeV, significa che il neutrone che ha urtato contro di loro deve avere perlomeno 5,7 MeV di energia. Quindi, ricapitolando, l'energia del neutrone emessa dal berillio è al massimo di 8 MeV, corrispondente a una velocità per il neutrone di 3,9 per 10 alla nona centimetri al secondo. E l'energia che deve avere il neutrone per riuscire a emettere un protone dalla paraffina deve essere di 5,7 MeV corrispondente a 3,3 per 10 alla nona centimetri al secondo. Quindi l'ipotesi del neutrone è perfettamente sostenibile. Lo stesso Chadwick scrive nel suo articolo: se supponiamo che la radiazione consista di particelle di massa simile alla massa del protone, tutte le difficoltà spariscono.
L'ipotesi del neutrone spiega molto bene anche altre reazioni nucleari. Per esempio, bombardando con particelle alfa nuclei di boro, si ottiene azoto 14 più l'emissione di un neutrone. La legge di conservazione dell'energia applicata a questa reazione ci dice che l'energia della particella alfa più la massa di riposo della particella alfa più la massa del boro sia uguale alla massa a riposo dell'atomo di azoto più l'energia cinetica dell'atomo di azoto più la massa del neutrone più l'energia cinetica del neutrone. Vi ricordo che in questo esperimento si bombarda con delle particelle alfa degli atomi di boro che sono fermi, è per questo che non consideriamo l'energia cinetica del boro. Ora, in una reazione come questa, tutte le masse sono ben conosciute, così come le energie cinetiche presenti nell'equazione. Tutto tranne la massa a riposo del neutrone, che da questa equazione può essere stimata ed è stata valutata essere 1,0067 unità di massa atomiche. Un valore tra l'altro molto molto simile a quello che conosciamo attualmente, che è di 1,0087 unità di massa atomiche. Ma che cos'è esattamente un neutrone? Sicuramente potrebbe essere una particella a sé stante. Detto questo, esiste anche l'ipotesi che il neutrone possa essere una sorta di sistema legato tra un protone e un elettrone. In questo caso, la massa di un protone più un elettrone sappiamo essere di 1,0078 unità di massa atomiche, giustamente un po' più grande della massa del neutrone che, essendo un sistema legato, ha una massa minore. La differenza di massa corrisponde a un'energia di legame di 2 MeV, un'energia che Chadwick definisce verosimile. A partire da questo dato, Chadwick può anche stimare quella che è la dimensione di questo sistema legato che si tiene insieme per forza elettrostatica, ottenendo un valore di dimensione di circa 10 alla meno 13 centimetri, una misura che di fatto è compatibile con una misura di 10 alla meno 12 centimetri, che è la dimensione dei nuclei. Ovviamente, questa ipotesi della struttura del neutrone viene poi superata da quello che sarà il modello a quark, che descrive molto bene sia i neutroni che i protoni.